Devo dire che sono molto grata al Parco d'Ora perché ci porta sempre degli ospiti molto importanti. Buongiorno Francesco! Ciao, buongiorno! Febbraio è stato un bel mese per te. Febbraio, devo dire, che ne dici? Sì, devo dire forse della seconda decade in avanti. Sì, diciamo dal 11-12 in giù. Sì. No, diciamo che è partito, è stato il mese che poi insomma ha dato il via a questo anno che per me, devo dire, insomma, è stato ricco di soddisfazioni. E continua ad esserlo, perché comunque sono in giro con il tour adesso live un po' per tutta Italia, che andrà avanti fino a fine settembre. Allora, infatti io spiato sulla pagina Facebook e ho visto che avevamo date per agosto, mi domandavo, però ho letto poi che era in evoluzione, quindi se è in evoluzione qui segneremo poi le altre date. Assolutamente. Quindi tu a febbraio mi vinci il Festival di Sanremo, sezione giovani, ma non solo, perché anche il premio della critica è il premio per il miglior testo di tutto il festival. Sì, che l'ho scoperto due giorni dopo, che mi hanno dato che era di tutto il festival, pensavo fosse solo della sezione, esatto. Quindi doppia soddisfazione. Doppia soddisfazione, sì, ma devo dire che non potevo chiedere di meglio, veramente. Anche perché era tutto assolutamente inaspettato. Io mi sono vissuto il festival prima di tutto come una grande esperienza di vita, senza avere, diciamo, delle, come ti posso dire, delle illusioni particolari, no? Anche perché era per me una cosa nuova, quindi non avevo delle, come ti posso dire, delle aspettative, non conosci le dinamiche televisive, queste cose, e non sai come funziona. Poi fra l'altro con un brano come Amen, che tendenzialmente è un brano che forse va un po' fuori da quelli che sono i cliché della canzone tipicamente sanremese. Forse avrà proprio bisogno di quello. Esatto, ma è meno male, però sai, dal mio punto di vista era tra virgolette anche un po' un rischio, se vogliamo una piccola sfida, e infatti devo dire che è stata stupefacente la vittoria e tutto il resto. Più sono difficili le sfide, più è bello vincerle. Sì, probabilmente sì. Ma quando hanno fatto il tuo nome ti sei reso conto che cavolo, avevi vinto? Sì, ma è stato un... me ne sono reso conto e ho provato una sensazione che, devo dire la verità, che è difficile spiegarla con delle parole, perché si è condensato, io credo, in quell'istante la fatica, la passione, la pazienza, tutte queste cose, sì. E poi dicevamo un bel mese, perché invece il 12 febbraio è uscito Eternamente Ora. Sì, anche me lo sto vedi, com'è? Sì, Eternamente Ora, che è il mio album, dove appunto che contiene anche Amen, logicamente, inevitabilmente, e del quale sono molto contento, perché è un album che sicuramente mi rappresenta per quello che sono oggi musicalmente. Sono 8 tracce che sono state scritte negli ultimi 2 anni circa, quindi proprio un'espressione recente. Ma la canzone che ti rappresenta meglio di quest'album? Ma io credo, guarda, in realtà tutte, perché certo, quando scrivi canzoni che tu scriva, insomma, che scrivi di te stesso, di qualcun altro, o comunque di cose che ti stanno intorno, comunque vengono da te, quindi è il tuo punto di vista. Però probabilmente la canzone che sento più mia, ma perché mi rappresenta forse nella dimensione più intima, quindi nelle mie, se vogliamo, anche insicurezze, sofferenze quotidiane, degli affetti, è Il Vento S'Alzerà, che è l'ultima traccia dell'album. Tu naturalmente l'album sta andando benissimo, non avevamo dubbi, però ami tantissimo anche esibirti, anche perché come musicista, perché sempre la tua chitarra di solito ti accompagna nel tuo tour, sì. Com'è l'emozione invece di vivere e proprio avere il tuo pubblico di fronte? Ma è un'emozione incredibile, perché vabbè, diciamo che a priori per chi fa musica il fatto di salire sul palco e di eseguire dal vivo i brani che hai scritto è già a priori un'emozione. Cioè è la parte, io credo che sia l'apice emozionale, no? In più quando ti rendi conto che ci sono persone che ti riportano indietro, ti ridanno indietro quello che tu hai messo in musica, è come se improvvisamente prendesse senso quello che stai facendo, prende senso veramente. Come ti vedi tra 10 anni, 5 anni, 2-3 anni, cioè come vedi l'evolversi della tua carriera? Ma io spero di potermi ritrovare tra 10 anni a essere ancora a girare l'Italia, a fare musica e a potermi permettere il privilegio di vivere facendo musica, che credo che sia per chiunque ha una passione per qualcosa il fatto di potersi, ora è brutta dirla, ma guadagnare da vivere e vivere facendo la propria passione è un privilegio enorme, quindi io mi auguro questo prima di tutto, e che le persone che mi seguono oggi, che hanno iniziato a seguirmi tra 10 anni, continuino a seguirmi nella mia evoluzione, perché logicamente non so cosa sarò tra 10 anni musicalmente parlando, però mi auguro questo.
Allora, per seguire Francesco, dove ti troviamo? Allora, pagina Facebook, sito ufficiale. Ma è scontato di nuovo, francescogabbani.com e dal sito poi ci sono tutti i vari link, quindi Facebook, la pagina ufficiale, Instagram, Twitter. Dappertutto. Grazie, in bocca al lupo per questo tour estivo e per tutto. Grazie a voi, lunga vita al lupo. Un bacio.